LBN. Phoenix Wright Ace Attorney. Dovete ammetterlo, sembra stupido il concetto di un videogioco basato sui processi, perché i processi, ho anche assistito a un paio di processi durante i miei anni di liceo, perché avevamo l'ora di economia e diritto obbligatoria, ed erano una cosa piuttosto barbosa dal mio punto di vista. E vabbè, il Giappone può prendere qualunque cosa e renderla interessante, si vede. C'è stata una conversazione al telefono fra Mia e Maya. Mia è la mia insegnante, e Maya è sua sorella, da quello che ho capito. L'aveva chiamata per prendere delle prove per custodirle, perché Mia non si fidava. E boh, a quanto pare aveva ragione a non fidarsi, perché è arrivato qualcuno nel suo ufficio che sapeva della cosa e penso che l'abbia uccisa. Mi girano parecchio le scatole, perché ci ho avuto neanche 3 episodi per affezionarmi a un personaggio e adesso me l'ammazzano già, cribbio. Fermi dove siete, polizia! Gumshoe. È il detective. Questo anche l'ho visto. E volevo già dargli una voce tipo zenigata. Com'è? Lupin! Ok, gente, sono il detective Nick Gumshoe. Gumshoe? E io non avevo mica un iscritto che si chiamava Nick Gumshoe. Vabbè, magari non è più iscritto. Whatever. Ciao Nick Gumshoe, se esisti ancora. Come mai quel vestito? Sì, in effetti. Anche Mia aveva una... Sono le Magatame, no? Ci sono anche Skyward Sword. È la Magdalena Magatama al collo, no? Ah, questo? È una specie di uniforme. La indossano tutti gli accoliti. Accoliti? Sbaglio o sono coloro che seguono una formazione religiosa? Sei una suora buddista, tipo? Bello studio. Sembra un tizio che viaggia tanto. C'è l'Indiana. È quel tizio, è tipo Indiana Jones. Posso esaminare cosa c'è qua? Un tavolo per i clienti. C'è un elegante astuccio d'avorio e, se non sbaglio, un accendino d'oro. Jesus. Evidentemente ha soldi da buttare. Cosa te ne fai di un accendino d'oro? Magari non fuma neanche. Cose da ricchi. Questa pianta sembra essere molto costosa. Non so che tipo di pianta sia, ma sicuramente è la più costosa che esista. Ok, vediamo sto Indiana Jones. Quel quadro mi infastidisce da quando ho messo piede qui dentro. L'odore della pittura a olio è così intenso che mi sta facendo girare la testa. Del resto anche il prezzo del quadro deve essere da capogiro. Ti piace parlare di soldi, Phoenix? No, Bats non ci ha neanche pagato. Una lussuosa libreria in Mogano, piena di libri altrettanto lussuosi. Strano. Sembra che non siano mai stati sfogliati. Oh, Phoenix, sei inesperto. Si chiama la libreria che fai vedere agli ospiti. Dove hai tutti i classici, no? E però se ti chiedono un riassunto di uno dei libri sei fottuto. Si chiama libreria di facciata. Esatto, e lei è... Lei è il detective gommoso. Dick Gommoso, vero? Lei è il detective gommoso? Gommoso? Sembra il nome di un supereroe. Non sarebbe male. Ma il mio nome è Dick Gumshoe. E si ricordi anche che qui comando io. Quindi non faccia tanto lo spiritoso. Come vuole, detective. Vabbè, sembra un po' un test all'aria. Comunque cerchi di tenersi bene a mente il mio nome. E soprattutto non mi chiami mai Dick. Hey Dick, puoi venire un attimo qui? Sì, signore! Arrivo subito! What? Ok, mi serve un cellulare, amico. Mi chiedevo, ha visto per caso il cellulare di Maya Faye? Oh, viola, pink... Oh, il cellulare? Certo, ce l'ho io! Ha forse intenzione di restituirglielo? Ma certo! Ehi, aspetti un secondo! Serpe di un avvocato! Oh oh, mi ha beccato! Usa un giro di parole. La mosca va al fossato e dice al gatto: ehi! Cacciunca! Le impedirò di influenzare la testimone con i suoi trucchetti da avvocato. Ma chi pensi che siamo?
Oh, la tipa di prima. Ora che ci penso mi ero completamente dimenticato della... Ah, quel... Stavo pensando che mai era un testimone. What? Ho confuso le cose. Mi ero completamente dimenticato della testimone. Come fai a dimenticarti? Di una roba simile. La testimone? Già, la signora April May. Aprile-maggio. Si sembra la tipa che farebbe un calendario, quindi ha senso. Sono desolato, ma non posso dirle niente su di lei. Mi hai già detto il nome? Ok, andiamo al Gatewater Hotel. Ma c'è l'hotel Watergate, no? C'è il Watergate nella vita reale, no? Quindi magari sarà una parodia di quello. Andiamo al Gatewater. Oh, Gatewater significa dentro una stanza. 6 settembre, Hotel Gatewater, stanza 303. 303. What? Erezione, vostro onore! Bene, l'ho detto, sono a posto. Che voce posso darle? Darsha? Ehi, ciao, carina! Dai, va bene. Tanto non mi sta troppo simpatica. Perché fa le zampe come un gatto? Shut up, non sono un giapponese, con me non attacca. Ehi, sembra di essere in un film. Oh, Dio, sono così emozionata che non riesco a controllarmi. Oh, meglio che vada a truccarmi, così posso fare la parte della bella testimone. God damn it, mi odio. Quindi, vediamo com'è Mr. Grossberg. Non ho mai sentito nessuno schiarirsi la gola in modo così fragoroso. Oh, Jesus! Oh, man! Che baffi! E i suoi capelli sono solo una versione più grande dei suoi baffi. O viceversa, comunque. Non posso citare un caso il giorno prima del processo. Assolutamente impossibile! Aspetti un secondo! Come fa a sapere che il processo è domani? Comunque sia, temo che per me sia impossibile difenderla. Fine della discussione. Cosa gli è preso? Ha rifiutato ancora prima che glielo chiedessi. Qua qualcosa puzza, Grossberg, e non sono le tue mutande. E ora, che cosa dirò a Maya? Signor Grossberg, per quanto rispetto abbia io per il suo doppio baffo, non posso fare a meno di trovarla molto, molto sospetta. Quindi, parli. No! Fuck! Interrogarlo, e su cosa? Non vedo la minima contraddizione nella sua testimonianza. Ehi, Maya mi ha appena tirato addosso... Oh, wow, bebezzo che fosse fatto rumori esagerati. È tipo... Ho trovato un pezzo di carta accanto al cadavere. Solo perché era vicino al cadavere non significa che l'abbia scritto la vittima! Oh, oh, e allora chi l'ha scritto, avvocato, so tutto io? Chi l'ha scritto? Beh... Io! Io! Potrei essere stato io! Cosa? Allora è stato lei! No, no, sto solo dicendo che potrei essere stato io. Può dimostrare il contrario? What? Obiezione? Sembra... una voce normale, però... Non posso dargli la voce normale. Un momento. Quindi sta ammettendo di averlo scritto lei? Ammette di aver scritto quella parola. Apro bene le... Shit, mi sa che mi sono messo nei guai. Apro bene le orecchie, signor Wright. Siamo in un'aula di tribunale. La invito a riflettere prima di parlare a vanvera. Oh, fuck you! Che fascia da schiaffi. Dilettante. Non trova piuttosto strano che la vittima abbia voluto scrivere un nome? E in particolar modo quello di sua sorella? Oh, beh, non ha tutti i torti, amico. Oh, shut up, Edgeworth. Fermi tutti. Wow, quella posa è ufficialmente la posa più asshole del 2013. La vittima è l'unica persona che non può averlo scritto. Questo è un documento prodotto dal suo dipartimento, detective. Decesso istantaneo causato dall'impatto di un oggetto contundente. È morta sul colpo! Ma... Non cerchi di arrampicarsi sugli specchi, detective? Yeah!
cosa ne pensi, Edge Fuck? Una persona morta sul colpo non avrebbe il tempo di scrivere nulla, suppone? Obiezione! Cosa? Oh, cos... Il referto dell'autopsia non è aggiornato, vostro onore. Cosa? Ira, è stata eseguita una seconda autopsia... What the fuck? E perché non ho avuto accesso a questa cosa io? Non dovrei avere accesso alle stesse prove che hai te? Ieri è stata eseguita una seconda autopsia dietro mia precisa richiesta. Decesso quasi istantaneo causato dall'impatto di un oggetto contundente. Possibilità che la vittima sia sopravvissuta qualche minuto dopo il trauma. Ho ricevuto questo referto stamattina. Impossibile! Vostro onore, si può facilmente presumere che la vittima abbia avuto il tempo di scrivere Maya. Wow! Fucking... Wow. Ha proprio fatto bene per farsi odiare, Mr. Edgeworth. Non so se è tanto innocente. La corte invita a deporre la testimone April May. Ma cosa si trova di innocente in lei? Erezione, vostro onore. Dichiari il suo nome, prego, e spenga quell'orrida musica. April May... Wow, Jesus! Perché in pigiama in mezzo alla corte? Praticamente. April May, al suo servizio! Wink! Occhiolena! No, non è in pigiama, ok, è tipo una minigonna. Però sempre con la posa da gatto. Silenzio! Non sono ammesse reazioni del pubblico all'introduzione di un testimone! Ho visto tutto! L'ha colpita alla testa come una catapulta, proprio! Quindi ha visto anche me, presumo? Certo! Come potrei dimenticare quei capelli da porca spena? Perché non dice una balla, Phoenix? Potrebbe, no? Allora ha visto... Potevi dire... Allora lei ha visto che indossava un colbacco blu, vero? Ah, sì, è vero! E poi potremmo provare che... Che non dice la verità. Porco spino? Invito il testimone a non attaccare l'avvocato difensore sul piano personale. Ma dai, sono capelli, vabbè. Ah, oh, ho fatto la bambina cattiva. Mi dispiace tanto, tanto, tanto. Bene, può continuare. I'm dying. Senti i miei testicoli che si ritirano. Se la cimice era nel suo appartamento, immagino che lei sia tipo in combutta col tizio che è andato a uccidere Mia. Perché? Perché il tizio sapeva che i documenti erano nel pensatore. E visto che la conversazione menziona che è un orologio, giusto? Bla bla bla, bla bla bla, e ti dice anche l'ora, quindi... Oh man, penso che è uno dei punti che fa piacere sto gioco, no? Quello che realizzi... Oh no, fuck me! Fuck me, no! Ho scosso il remote. Vostro onore, questa prova smentisce chiaramente la sua dichiarazione. Ecco, non c'è riuscito la prova, la dichiarazione appena messa. Nessuno temo. Oh, ho perso un punto per niente. Signor Ryan, rifletta bene, se fate prima di... Temo non essermi guadagnato il favore del giudice. Ok, sto fermo ora. Questo cellulare è dell'imputata e contiene una registrazione. La registrazione di una conversazione avuta con la vittima il giorno del delitto. Silenzio, silenzio! Il cellulare dell'imputata? Non ne sapevo niente. Ah, sono io un passo avanti a te ora, gambero che non sei altro? Non so se ha senso. Forse il detective Gumshoe non lo riteneva importante. Presto quel detective sarà valutato da chi di dovere. Mi si sta rimettendo un bel po', Gumshoe. Questo orologio non è mai stato in vendita nei negozi. Che cosa? L'ha costruito un mio amico. Ne esistono solo due esemplari al mondo. E quello che non si trova in quest'aula è in custodia alla polizia. Impossibile! Nei negozi vendono tutto! Oh, sì. Comprami la luna! Signorina May, credo sia ora di andare a comprare delle scuse migliori! Oh! Oh, niente scuse!
Come giri il coltello nella piaga. Oh, niente scuse in saldo oggi. What the fuck? Wow! What the fuck? Cosa vuoi da me, testa di porco spino? Vostro onore, ritiro la mia erezione! Io non so niente di quello stupido orologio, ok? È stata lei e deve morire! Morire! Jesus! Da fan service a fan disservice. Ehi, cerchiamo di mantenere la calma! La vittima ha mai detto al telefono che l'arma era un orologio. Può provarlo? Io penso di no! E io penso di sì! L'ha detto prima. È molto semplice. Cosa? Nani! Alle 21 in punto ho portato il servizio in camera alla signorina May, stanza 303. La cliente aveva richiesto un caffè freddo, un totale di $18 se non sbaglio. Capisco. $18? Non le sembra un po' troppo? Sì, ma erano... Erano due caffè freddi e non risparmiamo mai sul ghiaccio, signore. Oh! Signor Fattorino, dica la verità. C'era qualcun altro nella stanza della signorina May? Yeah! Oh! Obiezione, tutto ciò è irrilevante. No, no, no. Obiezione respinta, il testimone ha pregato di rispondere alla domanda. Sì, dunque... Perché non ha citato questo dettaglio nella sua deposizione? Beh, signore, lei non me l'ha chiesto. È stato il signor avvocato qui presente, il signor Edgeworth, che... Lui mi ha chiesto di non dirlo se non esplicitamente richiesto, signore. Oh, fuck you, Edgeworth! Espulso! Hey, salve! Pensavo che non venisse a trovarmi nessuno in un posto squallido come questo. È molto toccante da parte sua. E invece no, lurido avvocato! Crepa! Sei venuto fin qui per ridermi in faccia, eh? A ridere della disfatta della signorina May! No, non proprio, avrei una cosa da chiederle. Purtroppo per te non ho intenzione di rispondere alle tue stupide domande. E ho abbastanza dei tuoi noiosi interrogatori, tu, testa di porco spino! Ci risiamo. La prego, sta spaventando le guardie di sicurezza. Guardie, vi prego, mi serve un sacchetto di carta da metterle in testa. Quindi andiamo a dare un'occhiata a questa Blue Corp, la Blue Corporation che si occupa di raccolta What the fuck? 7 settembre, Blue Corp, ufficio del presidente. Ok. Noto un sacco di cose. Primo, quello è il quadro di Grossberg. Secondo, che cacchio di scrivania è quella? Fatta di corpi maschili dorati. C'è lì Atla. Che cacchio, ti chiami Blue Corp eppure il nome è scritto in rosso e la palla è verde. The fuck? Signor Wright, bene, molto bene. Splendaviglioso. Forse il mio vocabolario gargantuesco l'ha un po' intimidita. Inventi parole come il fattorino. Questo tizio ha dei problemi, in effetti. Sono Red White, esimio presidente della mirabolante società Blue Corp. Grazie alle mie attività sono in contatto con la crème de l'élite dell'establishment. Temo quindi di non essere preparato a conversare con i disabili verbali. Oh, disabili verbali, shut up! È completamente suonato. Temo che lei non abbia pienamente compreso con chi si sta confrontando. Glielo chiederò di nuovo. Chi è lei? Un avvocato? No, mio infelice amico. Un misero avvocato. Senza alcun valore. Zero, nada, rien. Proprio come quel miserabile avvocato Grassenburger. What the fuck? Grossberg? Ravensburger, mica facevano i puzzle. Chi? Ah! What the fuck? Mi ha tirato un pugno. Oh, shit! Ok, Phoenix. Non mi interessa. Può cominciare tipo un comando azione?
che posso rispondere al pugno o qualcosa? L'accusa chiama a deporre il signor Red White. Ok, sono pronto! Mr. White? La prego di indicare il suo nome alla corte. Vorrebbe conoscere l'appellativo della mia persona? Oh wow, cos'è quella posa? I've got money, bitches, roba simile. Here comes the money. Avanti, bla 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 bla. È fuggita a sinistra, ok. E noi abbiamo la prova dell'opposto, Mr. White. Yeah! Un momento! Signor White si è incastrato con le sue stesse mani ingioiellate. Scusi? Ha detto che la vittima si era diretta a sinistra, quando la deposizione della signorina May afferma esattamente l'opposto. April May ha testimoniato che la vittima è fuggita a destra! Oh, oh, oh! Elementare! Deve averla fraintesa. Penso di no! Osservi questa pianta. L'assassino era qui. E la vittima qui. Se, come dice lei, la vittima fosse fuggita a sinistra, sarebbe andata nella direzione opposta alla porta. Insomma, si sarebbe infilata in un vicolo cieco. Non lo trova strano? Oh! Oh yes! Il dolore di White! Lei si è girata cercando di raggiungere la porta. E poi cosa è successo? L'ho inseguita, ovviamente. Oh! Oh, come on! Più si chiamano... Come si chiamano? Gaff freudiane, no? O quel che è poi queste. Oh, fuck you, White. No, non io, l'assassino. Volevo dire, l'ha inseguita lei. Mi piace vederlo soffrire, sorry. La prego di calmarsi, signor White. E poi visto che Edgeworth è il suo avvocato, è come se si sono collegati da un cordone umbilicale, e ogni shock che si prende White, tipo, lo prende di default anche Edgeworth. Ma... Guardando l'ufficio della finestra dell'hotel, l'area visibile sarebbe questa. Ecco! Bene, come può notare, la lampada non si trova all'interno della zona visibile della finestra. Allora, signor White, ha qualcosa da dire? Arci ridicolo! Signor White, se fosse stato davvero all'hotel Gatewater, come continua a sostenere, non avrebbe potuto vedere la lampada di vetro prima che cadesse a terra! E in ogni caso non avrebbe potuto vederla neanche dopo! Era impossibile riconoscerla dai soli frammenti di vetro, da quella distanza poi. Dunque, quando ha visto quella lampada, quando ha visto quella lampada, signor White? Semplice, nel momento stesso in cui è caduta a terra. E l'unico posto in cui poteva vederla cadere era nello studio legale Fay & Company. In altre parole, lei era sul luogo del delitto al momento dell'omicidio. Oh yes, soffri! Vostro onore, la prego di concedermi un'ultima possibilità. Poi non la disturberò mai più, lo prometto. Ma il processo è più o meno giunto al termine, come ha ricordato il signor Edgeworth. C'è un altro giorno, non erano tre giorni. Sono disposto a fare un altro giorno se posso salvarmi. Cioè, immagino che non dipenda da me. L'accusa ha un'opinione in proposito? Direi di concedere al signor Phoenix Wright questa sua ultima possibilità. Ed è qui che ti... Oh, Edgeworth, you asshole! Se non ti facevi prendere dalla superbia qua avresti vinto. Bene. Shut up! Propongo che i suoi anelli vengano trasformati in piercing per il suo sedere se va in prigione. Il caso è chiuso, vostro onore. Oh, 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 yes!
Bene, questa corte giudica la difesa. Volevo dire, l'imputato Phoenix Wright... non colpevole! Yeah! Coriandoli, baby! Edward, suck my dick! Edward, hai perso! È tutto per la superbia, non avrebbe dovuto lasciarmi presentare la cosa. Cliffhanger, let's go, vediamo com'è la caduta del samurai. Ah! Mi hai disonorato per l'ultima volta, samurai d'acciaio! La pallida luna che splende nel cielo reclama il tuo sangue! La luna? Sei tu che dovresti contemplarla, miserabile! Perché sarà l'ultima volta che la vedrai! Yuyuy! Non so cosa sto facendo. Wow! Ci vediamo all'inferno, giudice oscuro! Oh! Le spade dei guerrieri rifulgono e colpiscono la luce della luna. Uno dei due è caduto. Ma chi? Solo la luna lo sa! Non perdete il prossimo entusiasmante episodio! Il messaggero oscuro! Quindi il prossimo episodio, anche se non c'entra niente con il messaggero oscuro, devo chiamarlo il messaggero oscuro. E grazie dell'attenzione, alla prossima! Bye! Uah!